Vogliamo leggere insieme nel libro del profeta Isaia, al capitolo 6, leggeremo un argomento che abbiamo già probabilmente sentito altre volte, ma lo prenderemo da un'altra via, questo argomento. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Dio possa benedirci. Amen. Capitolo 6 di Isaia. Dio ci benedica. Amen. Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, e tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. E qui, fratelli, la lettura, chiediamo al Signore la sua guida. Signore, chiediamo che in questo momento possa aprirsi il cielo sopra di noi e che i nostri cuori e le nostre menti si possano aprire al messaggio della tua parola. Signore, che non sia un uomo a parlare, perché ci troviamo in un tempo dove tutti gli uomini vorrebbero dire qualcosa, ma noi vogliamo la tua parola stamattina, la tua parola che è in grado di toccare la nostra vita, di cambiare la nostra vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Gloria a Dio. Vogliamo, fratelli, porre un attimo attenzione su questa meravigliosa esperienza che il profeta Isaia fece in questo determinato periodo della storia del popolo di Giuda, in un determinato periodo molto particolare, contrassegnato da una defezione del popolo di Israele, da un allontanamento. Tutta la sua storia purtroppo è contrassegnata da enormi alti e bassi, e questo è un periodo, si sta concludendo uno scenario, chiamiamolo così, politico, che era iniziato bene ma che purtroppo era finito male, se pensiamo ovviamente a quanto ci viene detto nel primo verso riguardo alla morte del re Uzzia. Purtroppo questo re muore a causa della lebbra, del peccato. È un re che si era inorgoglito, aveva visto una certa attenzione del popolo sulla sua vita, aveva notato che in qualche maniera poteva essere il centro anche dell'attenzione del popolo, e quando avviene questo e Dio viene messo da parte, chi fa questo ha poco tempo davanti, non ha molto tempo, perché Dio non divide la sua gloria con nessuno. La gloria è di Dio e solo a Dio noi dobbiamo dare la gloria. Vogliamo certamente ringraziare il Signore per tutti quelli che danno la vita per il Signore, lo dobbiamo fare, se non lo facciamo pecchiamo, perché quando noi abbiamo davanti dei fratelli e delle sorelle che danno la vita al Signore, dobbiamo ringraziarli. Perché? Perché riconosciamo che Dio può essere nella loro vita
come strumenti di benedizione per la nostra vita. A me fa piacere essere benedetto tramite un fratello, ricevere una benedizione sotto i miei occhi. Spesso considero attentamente la vita di alcuni fratelli, non fuori o sui libri, all'interno della nostra comunità, e al solo pensiero mi rallegro, vengo benedetto soltanto al pensiero, e questo è motivo ovviamente per dare gloria a Dio con tutto il cuore. Poi c'è un'altra parte che mi permette di pregare sempre e di intercedere sempre e di gridare al Signore, ma quella è una caratteristica di tutto il popolo di Dio. Ovviamente quello che avviene qua è qualcosa di straordinario sul piano dell'esperienza che questo profeta fa. Non sempre, spesso, qualche profeta ha potuto dire: i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Ma prima di parlare di questo, parliamo un attimo di che momento sta vivendo il popolo di Dio, qual è la situazione. Se il re è morto per lebbra a causa dell'orgoglio, quindi colpito da un giudizio di Dio, vuol dire che questo re ha messo il popolo di Dio, o la storia di questo popolo, in una condizione molto precaria spiritualmente. Erano tempi difficili e malvagi. Questo re era partito all'inizio bene, ma alla fine c'è stata una certa rilassatezza. Purtroppo ha reinserito gli idoli, ha rimesso in piedi quello che aveva abbattuto, quello che aveva costruito. Fratelli, noi non è che lo possiamo molto giudicare questo re, perché se facciamo qualche calcolo sulla nostra vita spirituale ci rendiamo conto che anche noi, col passare del tempo, rimettiamo in piedi ciò che la salvezza ci aveva fatto abbattere, ciò che il primo zelo ci aveva fatto distruggere. Quindi non possiamo vedere subito questo re sotto questa ottica, anzi questo re va visto sotto un'ottica, perché noi non possiamo commettere gli stessi errori. Non lo dico io, lo dice la scrittura, che Israele ha una storia, che la cui storia ha un messaggio per farci camminare meglio e bene a noi nelle vie del Signore. Se noi abbiamo iniziato bene a camminare con il Signore, dobbiamo finire meglio, perché la nostra vita spirituale, se è iniziata per mezzo della grazia di Dio, può terminare con la grazia di Dio, ma fortificata dalla conoscenza che Dio ha messo in noi della sua volontà. La morte del re Uzia. Tempi difficili e malvagi, e come in tutte le cose, non è solo un problema per Israele o per Giuda o per il popolo di Dio. In tutti gli stati, quando c'è un cambiamento, a proposito di cambiamenti, chiudiamo subito perché è registrata, quando c'è un cambiamento c'è un momento di instabilità, non si capisce come andranno le cose. Se andranno meglio o se andranno peggio, se era meglio prima o se andrà meglio dopo. E quindi questo è anche un momento, di fronte a questo re che muore colpito dal giudizio, di tremenda instabilità. Le sorti del popolo di Dio, sono affidate all'instabilità di questo momento, ovviamente dal punto di vista umano, dal punto di vista politico, e quindi potete immaginare il popolo come viveva questo momento. Mi sembra di vedere comunque qualche cosa che ci riconduca al nostro momento, al nostro periodo, tanta instabilità anche spirituali, siamo condotti dalle novità, attirati dal cambiamento, preferiamo magari mollare la presa su alcuni argomenti che forse ci hanno un po' stancato, ci tengono un po' legati a un passato che forse non dovrebbe avere più valore rispetto a quello che è il futuro e da come si propone il futuro.
Fratelli, questo era un tempo in cui nessuno aveva più il timore del Signore. Fate bene attenzione. Non ho detto che nessuno credeva più nel Signore. Nessuno aveva più il timore del Signore, che è molto diverso. Questo popolo continua a credere. Israele, Giuda, non ha mai perso la fede in Dio. Ha sempre creduto in Dio, anche perché non avrebbe mai avuto uno spazio per non credere, perché arrivava subito qualche profeta che metteva subito in chiaro le idee. Ma qui non parliamo se credere o non credere, non parliamo se ci credi che Dio esiste o che Dio non esiste, non parliamo di questo. Noi parliamo del sacro timore reverenziale che non c'è più, non si teme più Dio, Dio non è più al primo posto, tutto va bene. E questo si chiama relativismo etico. Ci troviamo in un tempo, noi, non nel periodo di Uzia, dove stiamo lentamente entrando anche nel relativismo dottrinale, il più pericoloso, dove tutto va bene, bisogna vedere, ma vedere che solo noi, bisogna aprirci, bisogna fare, bisogna dire. Nessuno aveva più il timore del Signore. E quanto vi dico è testimoniato da Isaia stesso al verso 5, quando dice: io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Labbra impure. Non si discuteva più come il popolo avrebbe dovuto discutere. Non c'era più un parlare condito con sale, secondo l'Evangelo di Matteo. Non c'era più la parola di Dio sulle labbra. Le labbra erano diventate impure. Avrei voluto per un attimo assistere a questi discorsi, a cosa si parlava. Ma per capire cosa si parlava, fratelli, basterebbe pensare un po' a noi quando ci perdiamo in discorsi che non onorano il Signore. E allora forse ci possiamo avvicinare un po' a questo popolo che vive questo momento di terribile instabilità spirituale. Non c'è nessuno, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, al punto che quando il Signore chiederà chi manderò e chi andrà per noi, è un interrogativo questo qui che mette in evidenza la scarsa attenzione del popolo di Dio per le cose del Signore. Sembra quasi che qualche momento anche il Signore abbia vissuto un momento di difficoltà per sapere chi avrebbe dovuto mandare. C'è ovviamente la risposta: ecco Signore, io sono il tuo servo, manda me, non ti preoccupare, manda me. Possa il Signore suscitare in mezzo al suo popolo altri che senza timore, senza paura, in tempi così difficili decidano di essere mandati da Dio. Non abbiamo bisogno di uomini mandati da un'istituzione, non abbiamo bisogno di uomini mandati da una buona preparazione. Questo è un tempo dove è necessario essere chiamati e mandati da Dio. Se vuoi servire il Signore, devi chiedere a Dio che ti chiami e che ti mandi. È Lui il padrone dell'opera, è il padrone di tutto. Ma è il padrone dell'opera. Pregate il padrone della messe che mandi operai nella sua messe. E quindi vi dicevo, è anche un tempo dove si sono persi tutti i punti di riferimento. C'era tanta, ma tanta idolatria. Cosa fare in un tempo come questo? Le strade sono diverse, dobbiamo ammetterlo. O
continuare a seguire quello che i tempi ci propongono, o adeguarci a queste circostanze. Poi d'altronde sono tutti così, avrebbe potuto dire Isaia, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, ma perché io mi devo fare il malanno? Sono tutti così, perché io devo uscire fuori dalle righe e dire manda me? Perché siamo tutti insomma presi dalle nostre cose, certo Dio ce l'abbiamo nel cuore, nella mente, siamo tutti quanti, siamo sempre il popolo di Dio, siamo sempre il popolo di Dio. Speriamo che Dio continui a essere per il suo popolo, però dobbiamo anche pregare per questo, dobbiamo anche pregare che il Signore continui a far vedere la sua gloria nel suo tempio. Amen. Perché farmi il malanno? Cosa fare? O adattarsi alle circostanze, o iniziare anche a giudicare queste circostanze in maniera anche favorevole, e quindi pensare che d'altronde i tempi sono così, socialmente, moralmente, spiritualmente, e che quindi noi non è che possiamo pensare di essere i risolutori del problema, non possiamo pensare di essere quelli che insomma hanno capito tutto e gli altri non hanno capito niente. Fratelli, c'è anche un'altra soluzione, e la soluzione è quella che adottò Isaia in un momento così difficile: andare al tempio, andare al tempio. E quando entrò nel tempio vidi il Signore. In un momento così devastante spiritualmente, cosa dobbiamo fare? Vogliamo capire i tempi? Vogliamo capire perché questa evoluzione spirituale così forte, così veloce? Vogliamo capire da cosa sono spinte queste cose? O vogliamo vedere il Signore? Noi vogliamo vedere il Signore. Vi ricordate Mosè quando si imbatté contro quella scena terribile? Scese dal monte Sinai e vide un vitello d'oro. È terribile. Un vitello d'oro. Mosè proveniva da un'esperienza gloriosa, meravigliosa, aveva avuto un'intimità con Dio straordinaria, aveva ricevuto la legge, la via per il popolo di Israele si stava delineando, finalmente non solo il popolo era stato liberato, ma adesso si iniziavano a delineare anche i tratti per onorare Dio con la loro vita, con l'ubbidienza, con il servizio. Quindi Mosè scende dal monte Sinai e trova un vitello d'oro, trova le cose cambiate, aiutati a costruire questo vitello da chi gli era più vicino, ovviamente Aronne, vi ricordate? Che dobbiamo fare? Non ci fu una opposizione spirituale, ci fu un tentativo per giustificare l'evento. Che dobbiamo fare? Questi ce l'hanno chiesto, d'altronde poi alla fine cosa c'è di male in questo? Allora mi hanno chiesto, io ho visto che tu tardavi, siccome molti stanno vedendo che Gesù tarda, allora uno si dedica diversamente. Ma quando Gesù verrà, non verrà come Mosè, verrà per prendersi i suoi. Io sarò tra quelli, ve lo assicuro, perché sono stato lavato dal suo prezioso sangue. Non è per meriti, è per grazia. Ed è per grazia che tutti quelli saranno rapiti dal Signore. Anche Mosè vide questa scena, e in Mosè inizia un combattimento. Però cosa dobbiamo fare? Mosè sa che Dio è santo e che non può resistere a questa visione. Mentre Mosè scende dal monte, sente un rumore enorme.
qualcuno vicino e gli dice: se stanno per combattere. No, no, questo è il rumore di apostasia, di festa, di sollazzo. Il popolo si è perso, si è dato indietro ad altri e si è perso in questa attesa. Fratelli, non ci perdiamo in questa attesa. Se il Signore sta tardando, il motivo è uno: perché desidera che altri siano salvati. Solo questo è il motivo. Non vuol dire che non tornerà più, non vuol dire che è cambiato il piano, non vuol dire che no, no, tornerà, ve lo assicuro, tornerà. Lui lo sta dicendo, lo sta annunciando attraverso gli eventi, attraverso la storia, attraverso le circostanze, lo sta dicendo, forse lo sta dicendo più di quanto lo dice la Chiesa, ma sta venendo annunciato questo episodio. Gesù ritornerà. E Mosè in questa crisi, se vi ricordate, discuterà con Dio e Dio gli dirà: cancelliamo il popolo dalla faccia della terra. Possiamo dire che il Signore aveva sbagliato, fratelli. Il peccato conduce a... E quindi Dio ha dato il giudizio: cancelliamo il popolo dalla terra. Ma Mosè è un uomo di Dio e Mosè inizia a trattare la questione con il Signore. Dice: facciamo una cosa, Signore, permettetemi di passare questo termine giusto per capirci, consiglia a Dio. Mosè dice: se cancelliamo il popolo dalla terra, che diranno gli altri? Signore, ci hai pensato a questo? Certo che lui aveva pensato a tutto, ma ci hai pensato a questo? I popoli diranno: questo è Dio che li ha liberati dall'Egitto, li ha portati nel deserto e li ha sterminati. Cosa diranno? Facciamo una cosa: cancella il mio nome dal libro della vita, ma riscatta questo popolo, riprenditelo con te, cancella il mio nome. Mosè ha detto questo come servo del Signore, ma più avanti ci sarà un altro migliore, più grande, che per un tempo lascerà la gloria, diciamo così, si farà cancellare da quel contesto celeste, scenderà all'altezza dell'uomo, darà la sua vita e la sua vita sarà cancellata dalla terra dei viventi per acquistare un popolo di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni nazione. E questo popolo sarà riscattato gloriosamente. E Dio gli piace quello che dice Mosè. E Mosè gli piace e gli dice a Mosè: va bene tutto, l'ultima parte non mi piace molto, non posso cancellare il tuo nome. Come? Riacquisto il popolo e a te ti perdo. Non posso cancellarlo, non ti preoccupare. E in questo Mosè gli chiede una cosa: per cancellare l'evento dell'apostasia del popolo, Signore, fammi vedere la tua gloria. Fratelli, forse quello che ci sta venendo a mancare è proprio quello di vedere la gloria di Dio nella nostra vita. In un momento così difficile, quello di Isaia, Isaia vide la gloria di Dio. Entrò nel tempio e vide il Signore seduto sopra un trono alto. Il re Uzia è morto, ma il re dei re vive. Il trono di Uzia è distrutto, ma il trono di Dio è indistruttibile, perché è un trono alto, molto elevato, non è costruito dagli uomini, non riceve il voto il trono di Dio. Dio stesso non è messo oggi e domani tolto, perché è un trono molto elevato e noi apparteniamo a questo regno. Il Signore ha fatto di noi un regno e noi abbiamo questo regno, e davanti a noi abbiamo un unico grande sovrano che è Cristo Gesù. Alleluia. Il Signore. Alleluia. 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 Il suo trono è molto, ma molto elevato.
un giorno raggiungeremo questo trono molto elevato. È molto elevato perché umanamente o prendi un aereo o prendi un missile non ci arrivi. Ma nel libro dell'Apocalisse, per effetto della potenza di Dio, noi vediamo i 24 anziani che raggiungono il trono e si prostrano davanti al trono. Alleluia. Immaginate, fratelli, quando arriverà questo momento e ci troveremo davanti al trono e diremo: guarda il trono molto elevato di cui parlava Isaia, come oramai è così vicino, e lo potremo toccare, lo potremo guardare, lo potremo contemplare. Gloria. Alleluia. Alleluia. I lembi del suo mantello riempivano il tempio. Gloria a Dio. Amen. Che visione meravigliosa, che visione stupenda. Riempivano il tempio. Dovunque Isaia andava c'era la gloria di Dio. Non era sul pulpito solo la gloria di Dio, o dappertutto. Isaia vede che i lembi riempivano il tempio, dovunque si girava vedeva la gloria di Dio. Alleluia. Fratelli, noi abbiamo bisogno di vedere la gloria di Dio in tutto il tempio. Vogliamo che arrivando nelle scuole domenicali noi vediamo la gloria di Dio. Vogliamo che arrivando nel gruppo evangelistico vediamo la gloria di Dio. Vogliamo nel reparto, dipartimento, come lo vogliamo chiamare, della scuola biblica, vogliamo vedere la gloria di Dio. Nel reparto delle missioni vogliamo vedere la gloria di Dio. In settimana vogliamo che la gloria di Dio sia visibile. Poi nei nostri culti, nelle nostre riunioni, nelle agapi, quando stiamo insieme, vogliamo vedere la gloria di Dio. Amen. È questo quello di cui abbiamo bisogno. Questa è l'unica soluzione per poter far continuare a vivere la nostra esperienza spirituale. E poi la visione gloriosa, stavano dei serafini, la parte angelica più vicina al Signore, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si coprivano i piedi, con due volava. Che meraviglia, eh? L'uno gridava all'altro, immaginate questa scena, no? Si guardavano e l'uno gridava all'altro, dicevano: santo, santo il Signore degli eserciti, santo. L'uno gridava all'altro, probabilmente il serafino di fronte aveva problemi di udito. Mi sono trovato in alcune circostanze dove sono andato e di aver ricevuto predicatori, ma Dio ci sente. Perché gridano così tanto i fratelli? Ma un giorno, quando saremo con questi fratelli nel cielo, gli devo dire: andategli a dire a questi che Dio ci sente, ai serafini, che Dio ci sente. Perché è bello gridare per il Signore, la lode è una cosa che si deve sentire e che devono sentire gli altri anche. Amen. È un grido di vittoria la nostra, è un grido di liberazione, è un grido che manifesta una nuova vita che il Signore ha messo in noi e che nessuno ci può togliere. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Beh, certo che in un contesto come quello di Uzia, dire che il Signore aveva tutto sotto controllo era un po' azzardata la cosa. Abbiamo appena detto che c'era idolatria, che c'era apostasia, che c'era un popolo che nessuno ne voleva più sapere, e Isaia dice tutta, e gli angeli dicono nella visione di Isaia: tutta la terra è piena della sua gloria. Fratelli, fino a che? Ci sarà sulla terra la sua Chiesa e lo Spirito Santo, che è nella Chiesa, non è fuori, è nella Chiesa lo Spirito Santo. Fino a che ci sarà questo, la terra di Dio sarà pervasa dalla gloria di Dio. La terra sarà pervasa dalla gloria di Dio. L'uno gridava all'altro, tutta la terra
e piena della sua gloria. Alleluia. Tanto che gridavano che le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta. Fratelli, io devo confessarvi che la prima volta che sono andato a un culto ho avuto paura. Sono entrato in una riunione, non sapevo cosa mi aspettava, ero stato invitato, poi a un certo punto senti il pastore e dice: beh, preghiamo, e questo mare inizia a mettersi in moto. Io ho avuto paura, avevo un timore dentro, una cosa come per dire: ma che sta succedendo? Mi sembrava di stare in una sala adibita, non so, a un reparto psichiatrico, una cosa. gridavano, avevo paura. Ma sapete, fratelli, quando il Signore mi ha salvato, poi io ho capito che chi aveva paura era quello che stava dentro di me, di questo popolo. Era il peccato che aveva paura della grazia di Dio. Era tutto ciò che era appartenuto alla vecchia vita che temeva quell'ambiente, perché quell'ambiente era santificato dal sangue di Gesù, dalla presenza di Dio. E difatti, quando sono stato salvato, con molta spontaneità ho iniziato a glorificare il Signore, ad alzare la voce pur io, a benedire il Signore con tutto il cuore. Sono passati 17 anni, la voce continua a essere così e a non abbassarsi, ad avere sempre la voglia di dare a Dio tutta la gloria per tutti i secoli dei secoli. Alleluia. Tutta la terra. Le porte furono scosse dalla voce di coloro che gridavano. Io mi ricordo di essere stato scosso da questa chiesa che glorificava il Signore con tutto il suo cuore, ma poi quelle porte hanno ceduto, si sono aperte e il Signore della gloria è entrato nella mia vita. Alleluia. E infine dobbiamo sempre riconoscerci davanti a Dio nel bisogno. Fratelli, non permettiamo mai alla nostra umanità di dire: basta, siamo arrivati, tutto a posto, io sono, io ho fatto. Perché il giorno in cui noi possiamo dire siamo, vuol dire che abbiamo chiuso il nostro libro e non stiamo permettendo più a Dio di scrivere altre cose nella nostra vita. Io voglio che nella mia vita, fino all'ultimo giorno, Dio continui a scrivere le sue gloriose opere. Che Dio continui a scrivere nella mia vita i suoi gloriosi interventi, la sua grazia sempre così esuberante dentro di me. Guai, sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re. Alleluia. Alleluia. Il Signore degli eserciti. I miei occhi. Perché Isaia dice i miei occhi? Perché Isaia ha poc'anzi visto dei serafini che non lo guardavano, che non guardavano Dio, o meglio, che con tutta probabilità non gli era permesso loro di guardare. Vi ricordate come erano fatti? Avevano 6 ali e con un paio di queste ali si coprivano gli occhi, con 2 i piedi e con 2 volavano. Ma probabilmente Isaia, quando vede Dio con i suoi occhi, vede anche che alcuni hanno gli occhi coperti e dice: sono perduto perché i miei occhi hanno visto il Re. E giustamente, umanamente, fratelli, non tornano i conti. Se un serafino, il cui nome vuol dire ardente, che davanti a Dio per tutta l'eternità, giorno e notte, tanto grande la santità di Dio che deve coprirsi gli occhi, e c'è qualcosa che non va, che Isaia invece, che viene da un mondo, da un popolo, dalle labbra impure, lui stesso si confessa impuro, che entra nel Tempio e guarda Dio così. E giustamente lui umanamente dice: Dio mi vuole distruggere. Perché? Perché c'è una regola che dice: nessuno può vedere Dio e vivere.
quindi lui dice: sono perduto. E mentre dice sono perduto e aspetta, probabilmente il giudizio che parte, vede che un angelo si scosta dal trono di Dio, si avvicina a un altare, e poi scopriamo ancora che questo altare è anche nell'eternità costruito simbolicamente, prende un carbone ardente, si avvicina a Isaia, gli tocca le labbra e gli dice: a posto. Come? A posto. E come mai a posto? E il motivo non è nel carbone, il motivo è sull'altare. Il carbone viene dall'altare, e questo carbone ardente stava a significare che stava bruciando sull'altare un sacrificio. Sull'altare è steso un sacrificio, e se il carbone è ardente vuol dire che quel sacrificio era attuale, si stava consumando in quel momento, e quindi il carbone preso da quel sacrificio è in grado di espiare la colpa. E allora Gesù è colui che si è dato per le nostre colpe e per la copertura dei nostri peccati. Questo vuol dire espiare, copertura dei nostri peccati. Alleluia. E perché gli angeli non vedono e Isaia vede? Perché Gesù è un dono che Dio non ha fatto agli angeli, l'ha fatto agli uomini. Alleluia. Gesù è il figlio di Dio dato per la salvezza degli uomini. Agli angeli gli piacerebbe capire la salvezza, ma non gli è possibile, perché questa salvezza è rivelata a gente come noi, che eravamo indegni, lontani dalla sua grazia, persi, prossimi all'inferno. E non è venuto un angelo, è venuto Dio stesso, dirà il profeta, a salvarvi. Lui stesso è sceso, lui stesso ha dichiarato di essere tale. Grazie. Lui stesso ha compiuto quest'opera. Grazie, meravigliosa. Grazie. Non è stata data agli angeli il dono di Dio, è stata data agli uomini. Grazie. Ecco. Grazie. Perché Isaia, alleluia, a differenza dei serafini, può vedere Dio, può vedere l'altare, può vedere quello che c'è sull'altare. Ah, c'è Gesù che è stato dato. Allora posso stare qua, allora, nella presenza. Alleluia. Posso stare tranquillamente. E allora sai che ti dico? Dal momento che questo sacrificio è meraviglioso, dal momento che è attuale, dal momento che tu mi riscatti e mi perdoni, io ti voglio pure servire, voglio dare la mia vita per te. Non mi interessa che abito in una generazione così impura, così perversa, così malvagia. Tu mi hai riscattato e io ti do tutta la mia vita, la mia, quella della mia famiglia, quella di chi mi è intorno, perché abbiamo compreso che questa visione è una visione che tende a riscattare l'uomo. Alleluia. Vidi il re. Signore, concedici stamattina di entrare nella tua presenza e di vedere il re. Chiniamo il capo e preghiamo, fratello.